Chismasag. Good afternoon, and it's 2:30 PM and we're going to sa school ni Majala. And yun, nagpa-vlog siya. I-vlog daw siya. Kasi meron silang sadyo. So, meron silang musical na gagawin. So, see you later, alligator. And update you later. Bye, boss! So, ikot kami dito. Kasi dun sa kabila, sa kabilang gate na pinapasukan doon sa pagsinusundo ko si Majella, panigurado, close pa yun kasi maaga pa. It's only 2:30. Nag-open siya ng 4 PM. So, gagawin yun sa building ng media ng high school. Doon kami pupunta ngayon. So, let's go. Dito tayo papasok sa kabilang school. Ayun yung school ni Majella. Dito lang din sa tapat. Ito. Sa media. Dito tayo papasok. Chicks ni Otto yan. Dito kami mag-iintay para sa sadyo ni Majella. Klase ni Otto. Ay, ni Majella. Ang kapatid yung lalaki. Dito ang media. Ayun yung kama niya, no? Ayan, tapat lang ng school nila. Si Andrea. Ito. Tsaka ito. Si Andrea, nandyan na. Kanina pa. So, ayan na po sila. Papunta na. Ang aking Majella. Andyan na sila. Entriamo adesso. Concerto da questa parte. Na. Diyan po mo, jacket pa mong bata. So let's go. Saan ang jacket ni Majella? Ayun. Ito ko na. Let's go. Marito tayo sa ano. Sa likod. Piccola presentazione prima di iniziare. Volevo, come ho fatto anche con gli altri genitori, l'altra classe, spiegarvi qual è l'obiettivo di questo corso. Li vedete tutti alla tastiera, ma l'obiettivo non è imparare a suonare la tastiera. Utilizzarla come mezzo per poter apprendere gli elementi più importanti della musica, che sono il tempo e il ritmo, senza i quali non si può suonare tutti insieme contemporaneamente. Per cui tutto l'anno abbiamo lavorato sull'orecchio, sullo sviluppo dell'orecchio e sulla capacità di ascoltare, di ascoltarsi, di guardarmi mentre faccio certi gesti, proprio come si fa in un'orchestra vera. Li sentirete cantare, suonare e anche utilizzare il corpo come strumento ritmico. Quindi non suoneranno e basta. Questo sarà un saggio in forma di lezione, quindi vedrete tutto quello che succede in una lezione, una sorta di lezione aperta. Buon ascolto! Dore mi re do.
tomba numero 57. Mano destra in posizione, chi sul terzo, chi sul quarto do. Lo suoniamo e lo cantiamo. Una volta sola. Yeah.
vi do i suoni per file: 53 oboi e 54 clarinetti, mentre voi mettete 34 strings e 57 tromboni. Inizia la mano destra e poi si aggiunge la mano sinistra, senza cantare. Restiamo a mani unite e lo facciamo tutto con la base, parte A, parte B e parte A. Thank you.
con quest'ultimo brano concludiamo il saggio. E l'applauso è meritatissimo, sono stati veramente molto bravi. Giorgia, metti la felpa, mamma. Ah, ce l'hai su ora? Ah, ok. Non credo. Scusate, sei stata bravissima. Sei stata bravissima. Ma piano. Ciao Lina, bravissima! Che guarda, sei qua!